quando va oltre un certo punto, che diventi totalmente posseduto dal tuo stesso pensiero. Quasi il 90% della sofferenza umana è proprio in questo. È il mio desiderio e la mia benedizione che tu debba uscire dalla prigione della tua mente e conoscere la bellezza della creazione. La letargia deriva dal consumo eccessivo di cibo o pensiero. Uno potrebbe chiedersi in che modo il consumo eccessivo di pensieri porti letargia, anche se tutti possono capire che il consumo eccessivo di cibo porta sicuramente letargia. Ebbene, se vieni consumato dai pensieri, vedrai che non avrai voglia di uscire dal tuo letto. Non ho parlato di pensare. Sto parlando di consumo eccessivo di pensiero. Ciò significa che il pensiero fluisce costantemente, senza il tuo sforzo, la tua concentrazione, il tuo intento. Quando diventa così, vedrai che naturalmente avrai voglia di evitare l'attività fisica. E quando va oltre un certo punto, diventi totalmente posseduto dal tuo stesso pensiero. Ci sono brutti appellativi per descrivere questo in termini medici. È importante che ci sia una certa dose di moderazione nel consumo del cibo e nella qualità infinita di pensiero che potrebbe accadere. Pensare consciamente e semplicemente consumare o vivere di pensiero o essere consumati dal pensiero sono cose molto diverse. È una triste realtà che per moltissime persone questa distinzione non sia apparente. E il prezzo che l'umanità sta pagando per questo non è un bel prezzo. Le conclusioni che trai nella tua mente ostacoleranno seriamente la tua capacità di fare esperienza della vita. Più forti sono le tue conclusioni, più ti identifichi con esse, più la realtà psicologica che possiedi sembra esistenziale. Quasi il 90% della sofferenza umana sta proprio in questo. Confondi il tuo dramma psicologico con la realtà. È il tuo dramma. Puoi recitarlo in qualunque modo vuoi. Se fossi un buon regista di drammi, lo faresti come vuoi tu. Altrimenti avviene a casaccio. Questa è la realtà dell'esistenza. Quanto è bella! Ma la maggior parte delle persone sceglie di vivere nella propria mente perché ha tratto forti conclusioni e dove vivere non è più una scelta. È ora che tu viva su questo pianeta, faccia esperienza della bellezza della creazione e anche della presenza del Creatore in questa creazione. Presta sufficiente attenzione a ogni aspetto della creazione e vedrai la presenza della fonte della creazione in essa. È di questo che devi fare esperienza. Il dramma psicologico è opera tua. È troppo insignificante in confronto al dramma esistenziale che sta succedendo qui. È ora che tu ti goda questo. È il mio desiderio, la mia benedizione, che tu debba uscire dalla prigione della tua mente e conoscere la bellezza della creazione. L'aspetto fondamentale, il più fondamentale di cui ti devi occupare, è di non trarre conclusioni. Se non trai conclusioni, le porte della tua mente non si chiuderanno.
Se applichi solo il tuo intelletto, ignorando altri aspetti della tua intelligenza, diventerai confuso su ogni piccola cosa nella vita. Perché l'intelletto è uno strumento tagliente, è come un coltello. Se vuoi dissezionare, è un buon strumento. Ma se provi a cucire con un coltello, finirai in brandelli. È di questo che la maggioranza degli esseri umani fa esperienza ora, che usano uno strumento tagliente per cucire, per mettere insieme le cose. Più sforzo fanno, più gli esseri umani saranno a pezzetti all'interno di sé. C'è stato un tempo in cui hanno diviso il mondo, poi l'hanno diviso ancora e ancora. Hai visto questo? C'era un tempo in cui le persone potevano vivere insieme. C'erano famiglie in India dove c'erano 400-600 persone in un'unica famiglia che vivevano in una casa, poi lentamente è diventato solo genitori, figli e nipoti. Ora i nonni sono diventati un po' un problema, quindi li mandiamo altrove. Ora i figli diventano un problema, li mandiamo altrove. E lentamente marito e moglie stanno vivendo in case separate e si incontrano nei fine settimana. Non solo questo. Al tuo interno ti sei diviso in molte persone, tagliandoti a pezzi. Perché questo è il processo di dissezione. Se usi solo il tuo intelletto, per ogni dimensione della vita, è qui che arriverai. Un giorno diventerai schizofrenico. Sì. Quindi è importante che le altre dimensioni di intelligenza prendano vita dentro di te. Se quelle dimensioni di intelligenza non fossero vive, il tuo cuore non batterebbe, il tuo fegato non funzionerebbe, i tuoi reni non funzionerebbero. Tutto questo non accadrebbe. Questo non è fatto dal tuo intelletto. Ci sono dimensioni di intelligenza dentro di te che devono essere esplorate e portate in vita nella tua natura cosciente.